tutti, eccomi qui con un altro video dedicato all'amore ed in particolare si tratta di un tutorial per realizzare cuori di pannolenci facilissimi, morbidi e kawaii da regalare alla vostra dolce metà. Il video in collaborazione con la mia dolcissima amica Silvia del canale SS Version, che per l'occasione ha realizzato dei barattoli decorati romanticissimi e perfetti per San Valentino. Nell'info box vi lascio il link al suo video e al suo canale, lì troverete tantissime idee creative veramente belle ed originali. Tornando ai cuoricini kawaii invece, tutto ciò di cui avremo bisogno sarà del pannolenci rosso, filo da cucito rosso con un ago, una matita, dei dotter, due con la punta tonda, una più grande dell'altra ed uno solo con la punta, smalti per unghie ed io ne ho scelto uno nero e uno rosa. Paglia sintetica per confezionare cestini, oppure potete utilizzare del cotone o del materiale per imbottitura. Un nastrino rosso, un foglio di carta e delle forbici. Prima di tutto pieghiamo in due il foglio di carta, poi con la matita disegniamo la metà di un cuore proprio nel punto in cui il foglio si piega in due. Successivamente tagliamo il mezzo cuore lungo la linea disegnata e quando avremo finito basterà aprire questa formina per avere un cuore perfettamente simmetrico. Questo ci servirà da modello per ritagliare il pannolenci, perciò prendiamo appunto il pannolenci, mettiamo sopra il cuore e con la matita tracciamo nella sagoma sul tessuto. Facciamone un'altra e ritagliamole entrambe. Abbiamo così due cuoricini di pannolenci che saranno il fronte e il retro del nostro cuore kawaii. Intanto facciamo un gancetto con il nastrino. E prepariamo l'ago da cucito con un bel po' di filo. Se sapete cucire bene non serviranno ulteriori spiegazioni, se come me invece non sapete cucire bene è meglio fare un nodino finale che unirà i due lembi di filo. Dato che è esteticamente più bello che non si veda il nodino, lo passo così, da sotto verso sopra, in uno dei due cuoricini. Poi sovrapponiamoli. E restando sul punto dove c'è il nodino, passiamo il filo da sopra verso sotto in tutti e due i cuoricini stavolta. E così, una volta che il filo sarà sotto, possiamo iniziare a lavorare con il punto festone, che è veramente facile e divertente. Si prende l'ago e si fa passare in entrambi i cuori, restando vicini al bordino, da sotto verso sopra. Poi tiriamo piano piano il filo, ma non del tutto. Così, quando ci troviamo davanti a questa situazione, facciamo passare l'ago dentro questo occhiello, da sopra verso sotto, e tiriamo. Ed ecco qui il nostro primo punto festone. Continuiamo così per tutto il bordino del cuore. Infiliamo l'ago da sotto verso sopra e tiriamo finché non intravediamo l'occhiellone di filo. Poi facciamo passare l'ago qui dentro e tiriamo ancora. Quando il cuore è quasi tutto cucito, è il momento di riempirlo. Come dicevo, potete utilizzare del materiale specifico per imbottitura o del cotone o, come me, appunto, della paglia sintetica per confezionare i cestini. Mentre riempiamo il cuore, sistemiamo anche l'imbottitura in modo uniforme e una volta finito, continuiamo con il punto festone. A questo punto manca solo il gancetto, inseriamolo bene bene e cuciamo anche questo continuando appunto a chiudere il cuore. Una volta finito diamo qualche punto sul posto giusto per bloccare ancora una volta le cuciture ed ecco qui il cuoricino tutto carino e imbottito, che però ora ha bisogno di un faccino. E così glielo dipingeremo con gli smalti per unghie e i dotter. Prendiamo lo smalto nero e il dotter con la punta più grandicella. Bagniamo la punta nello smalto e facciamo un pallino sul cuore per fare il primo occhietto. Se vi va di aggiungere colore, ripetete ancora l'operazione e poi passate all'altro occhio. Ed ecco qui gli occhietti del nostro cuore. Ora facciamo le guanciotte. Quindi prendo il dotter con la punta un po' più piccola rispetto a quella precedente e bagno la punta nello smalto rosa e sotto gli occhietti facciamo le gotine in stile kawaii. Manca solo la bocca,
Con il dotter gialla punta sottile prendiamo dello smalto nero e iniziamo poco a poco a tracciare il segnetto della bocca kawaii. Ed ecco qui, ora abbiamo un cuore morbido e coccoloso, perfetto come piccolo pensiero di San Valentino. Non è dolcissimo? Spero tanto che questo tutorial vi piaccia e che facciate tantissimi cuoricini morbidi e kawaii. Non mi resta così che augurarvi di trascorrere dei momenti dolcissimi, creativi e non. E mi raccomando, non perdete il video di Silvia che ha fatto questi barattoli stupendi e che meritano di essere visti. Vi mando un forte abbraccio e tanti tanti bacioni. Ciao!